nei film e telefilm vengono utilizzati oggetti di vario genere come tesserini, mappe, documenti o volantini, creati appositamente per quelle storie. Questi oggetti sono denominati prop o oggetti di scena. Dal 2019 mi sono appassionato a questo vero e proprio mondo. Nel mio lavoro mi occupo anche di grafica, pertanto ho deciso, oltre ad acquistarne qualcuno originale, di realizzarli e personalizzarli a modo mio, e in questa trasmissione voglio farvi vedere quello che possiedo e quello che si può realizzare con Photoshop, della carta, una taglierina e una plastificatrice. Ciao internauti, ho deciso di fare queste trasmissioni riguardanti ai prop perché navigando su internet e cercando alcuni prop che mi interessavano ho notato che molte trasmissioni erano fatte in lingua inglese, americana, francese, spagnola, insomma mancavano quelle in italiano o perlomeno io non le ho trovate. Quindi ho deciso, visto che sono un appassionato anch'io di prop, ovviamente riguardanti i film che mi piacciono e mi interessano di più, ho deciso di realizzare queste trasmissioncine dedicate ai prop che ho comprato, che ho creato e ho collezionato io stessa. Ci tengo a precisare che alcune sono riproduzioni di prop che ho trovato online, quindi alcune sono state riadattate e modificate da me, mentre invece altre sono state ricreate esattamente come sono state trovate, come ho trovato su internet, proprio perché viste nei vari film. In questa puntata ci dedichiamo, come avrete capito dal cappello e non solo, ai film di Indiana Jones, precisamente i quattro film dell'81, l'84, l'89 e l'ultimo del 2008. In questo caso ci tengo a precisare che facendo cosplay con un'amica, alcuni prop li ho personalizzati sulla mia figura, su me stesso, mentre invece altri li ho lasciati originali come nei film. Ma non voglio perdere tempo, voglio dedicarmi subito a una buona parte dei prop che ho realizzato e partiamo direi subito da quella che è praticamente più famosa, e sto parlando per l'appunto della mappa che si vede nel primo degli Indiana Jones, che è appunto l'arca perduta, la mappa che all'inizio compare e Indiana diciamo tiene tra le mani e si intravede in qualche occasione, e su internet ci sono due versioni. Io ho scelto quella più realistica, quella più appartenente al discorso del film. Le scritte che sono state ricreate le ho trovate con fatica su internet, ma sono esattamente le scritte che pare ci fossero su questa mappa. Ovviamente le scritte raccontano e spiegano soprattutto queste. Raccontano e spiegano le avversità che sul percorso che Indiana Jones appunto poi trova quando arriva all'idolo d'oro, cioè la famosa scena praticamente della palla di roccia che va dietro a Indiana Jones durante una delle scene più famose, oppure comunque il percorso a ostacoli che c'era all'interno della grotta. Passiamo poi a un altro prop che ovviamente questo è stato personalizzato e non si nota nei film, sto parlando appunto del passaporto, un passaporto che però ho realizzato personalizzandolo su me stesso, allora qui vediamo appunto tutti i dati, tutti i bolli e è stato come vedete personalizzato su me stesso. E qui ci sono praticamente tutti i timbri di tutte dei vari viaggi che ha fatto Indiana Jones. Ovviamente questo è stato realizzato tra carta, cartoncino e cartonato e poi assemblato insieme. Qui invece passiamo a alcuni appunti, alcuni fogli riguardanti sempre il primo film. Quindi parliamo sempre dell'arca perduta, il medaglione per riuscire a ottenere il punto esatto dove andare a scavare,
e i vari appunti dettagliati su quello che è la descrizione dell'arca in sé. Passiamo invece al secondo film, che è quello del Tempio Maledetto, e passiamo a un prop famosissimo, che è praticamente il panno con disegnato Sankara, che racconta le vicende di Shiva. Questo è stato realizzato a mano e colorato a mano da una mia cara amica, Federica Verdi, ci tengo a dirlo perché in questo caso è stata bravissima. Poi abbiamo il menù del Palazzo di Pencott, che è la famosa scena dove abbiamo comunque i commensali che assaggeranno vari insetti piuttosto squallidi e non solo, compreso serpenti e quant'altro. Qui abbiamo un elemento importante, ovviamente ve lo farò vedere in questo caso velocemente per stare nei tempi, ma ho dedicato una descrizione molto più accurata di quello che è il diario del Graal di Indiana Jones e l'ultima crociata. Ho dedicato un video sempre sulla mia pagina di YouTube, lo trovate dedicato a quello che è esattamente la descrizione del contenuto del diario. Diario, ovviamente, sono riuscito a trovarlo. Ci sono due tipologie di diario, uno più economico che è questo, e uno invece molto più costoso. Siamo intorno ai 300 dollari, direi. E è molto più costoso, però anche più accurato. Qua, infatti, purtroppo mancano alcune pagine, ma direi che la sua figura la fa comunque. Questo invece è una riproduzione di un biglietto. Dello Zeppelin tedesco che hanno preso padre e figlio nell'arca nell'ultima crociata, scusate, e si intravede in una mano di Sean Connery durante un'inquadratura, e questa è la riproduzione piuttosto fedele di quelli che potevano essere i biglietti di allora. Stiamo parlando ovviamente del periodo del 38-39, 1939, quindi comunque bene o male la ricostruzione riguarda ovviamente quel periodo nazista. Questo invece l'ho cioè questo prop l'ho realizzato, personalizzato su di me. È un prop di un Indiana Jones ricercato praticamente, con la descrizione dell'altezza, del peso, del sospettato. Ovviamente però l'ho personalizzato sulla mia figura. Qui invece parliamo del quarto film del 2008, che è praticamente la lettera inviata da Marion. Nella busta lettera praticamente contenente l'immagine appunto del figlio Mutt inviata a Marion dal professor Oxley. E che è in questo caso questo nella foto. Anche questa foto si vede nel film. Sono riuscito a prendere qualche frame dal film e poi ricrearla. Ovviamente è leggermente sgranata perché le possibilità che ho avuto sono state quelle di prenderle appunto da un frame, però direi che non è venuta male. La busta contiene anche il famoso disegno. Il famoso disegno che aveva fatto Oxley e anche la lettera di Marion. Queste qua si trovano anche facilmente, direi, su internet, quindi per chi volesse ricrearle, si possono ricreare senza grossi problemi. Mentre invece questa è una mappa dell'occhio proibito. Questa in realtà è una giostra, è un'attrazione Disneyland in California e si trova comunque online, ripeto, già inventata da qualcuno. Quindi non è presa da un film, ma è una vera e propria giostra, un'attrazione in California. Però mi sembrava carina e rispecchia molto quello che è lo stile di Indiana Jones. Penultima cosa, questa mappa è una mappa che ho inventato io, è una mappa Maya, è una mappa che ho provato a inventare mantenendo lo stile di Indiana Jones e penso di esserci riuscito. Questo è frutto proprio della mia fantasia, del mio lavoro.
penso di essere riuscito comunque a trasmettere lo stesso pathos che si ha tenendo tra le mani altre mappe più famose. Volevo concludere questa puntata con una piccola chicca. Questo qua è difficile trovarlo, penso che non esista. In realtà l'ho ricreato, guardiamo se riesco a farlo vedere giusto. Li ho ricreati io prendendo spunto da uno dei tre libri che sono arrivati e sono stati tradotti in Italia, che dopo vi faccio vedere. È praticamente sono alcuni fogli del diario del professore, dell'esploratore Fawcett, che era andato alla ricerca di Zeta, cioè la famosa città di Eldorado nella giungla brasiliana, che si credeva esistesse, del quale non ci sono state più notizie. Questi foglietti, appunto, sono praticamente i foglietti che sono stati spediti a Marcus Brodey nel libro I Sette Veli, che è questo, l'ultimo dei tre libri tradotti in italiano. In realtà ci sono 12 libri, però in Italia sono stati tradotti soltanto i primi tre. È un peccato, direi, perché avevano comunque una continuità tra l'uno e l'altro, quindi in un certo senso si interrompe anche una vicenda personale che è lo sviluppo, è una parte di una storia, della parte di storia di vita di Indiana Jones. Questi libri è difficilissimo trovarli. Ma se riuscite vi consiglio vivamente di prenderli perché vi raccontano effettivamente le prime esperienze di Indiana Jones. Un altro libro che vi consiglio è questo, che è piuttosto famoso come libro, credo sia già andato in fuori produzione a dire la verità, però è uno dei più belli libri che abbia visto su quello che riguarda i dettagli e i particolari retroscena dei quattro film. Ecco qua. Io intanto vi ringrazio per l'attenzione. Ci vediamo nelle prossime puntate con altri prop dedicati ad altri film. Ciao a tutti!